in compagnia di Joris Verrucci al termine del match tra Amatoriao del 40 e Mondegranaro. Ma al di là di questa partita, comunque molto corretta, andiamo ad affrontare un altro discorso che si è appena aperto, sei squadre già in procinto di partire. Stiamo parlando del Futsal Tech Marche, campionato di calcio a 5 che partirà a febbraio, una nuova avventura a Sport Communication. Sì, esatto, non ci fermiamo più, siamo una splendida realtà. I risultati, la correttezza, la sportività, il bel gioco fanno sì che abbiamo deciso, grazie alla fiducia che ci hanno dato queste squadre, questi ragazzi, questi presidenti. E quindi partiamo con il calcio 5 che nel giro di poco tempo è una realtà concreta, assoluta, sportiva, bella e quindi il merito va suddiviso a tanti, ma l'artefice di questa cosa non è una sgrillinata, è tuo Emanuele, che hai portato nel giro di poco tempo a fare di questo campionato una realtà bella e concreta. Senti, campi a Monte San Giusto, grazie alla collaborazione con Roberto Luciani, campi a Casette d'Ete, campi a Porto Sant'Elpidio, più i campi che eventualmente metteranno a disposizione proprio direttamente le squadre, perché anche questa è una novità, non costringiamo nessuno a giocare dove vogliamo noi, ognuno si sceglie il campo, se non ce l'ha si rivolge a noi. Certo, questa è un'altra realtà che abbiamo cercato, abbiamo ottenuto con grande soddisfazione perché girando e non stando seduti ad aspettare che le squadre si segnino via di seguito. Noi ci muoviamo, andiamo a cercare i campi, ne abbiamo trovati, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Porto Sant'Elpidio che ci ha dato massima disponibilità e quindi ci stiamo accingendo a trovare campi per far sì che le squadre siano tranquille e possano giocare questo torneo che per noi è, nel giro di poco tempo è una assoluta soddisfazione. Senti, peraltro, formula ormai già utilizzata nel set, iscrizione gratuita sempre, non solo il primo anno, non si pagano i cartellini, 5 euro il tesseramento, c'è solo da giocare. C'è solo da giocare, Emanuele, noi a questo punto non ci teniamo nascosti, siamo una realtà concreta del calcio amatoriale, nel giro di poco tempo abbiamo scalato le vette, questo credo che sia un'enorme soddisfazione per me, come arbitro, come responsabile, tuo braccio destro, come giudice sportivo, come procacciatore di campi, giocatori, di atleti. E quindi siamo in realtà, la viviamo e ben venga queste sfide con questi colossi che da anni fanno il calcio amatoriale. Senti, a proposito di Colossi, sta sviluppando sempre di più il gruppo Arbitri Marche, new entry previste a brevissimo, anche di una certa importanza, a testimonianza che vietare di venire da noi non ha portato i frutti che qualcuno sperava. Sì, in effetti questa è una realtà dolente per quello che mi riguarda sotto il piano umano e quindi in effetti per non continuare un tasto dolente che mi ha fatto male e ci ha fatto male, ci stiamo muovendo per far crescere gli arbitri, per trovare gli arbitri, per procacciare gli arbitri. Noi diamo il benvenuto a tutti e mi sto muovendo, ci stiamo muovendo. Sto cercando di portare nel nostro gruppo un ex arbitro che ha fatto la Can-C con me e quindi l'ho contattato. Adesso siamo agli ultimi dettagli per poterlo portare e inserire nel nostro gruppo. E quindi, Emanuele, che dire, siamo una realtà, chi vuol venire venga, noi non possiamo e non possiamo mettere limiti a nessuno, chi vuol venire è benvenuto. Grazie a Joris Verrucci e come diciamo sempre, non siamo i migliori, ma stiamo studiando per diventarlo. Esatto, Emanuele, non lo siamo, ma stiamo facendo il massimo per poter essere consapevoli di diventare una realtà nell'ambito di Macerata, di Civitanova, di Porto Sant'Elpidio, del Fermano e quindi noi non precludiamo e escludiamo nulla. Grazie, Emanuele. Per la TSC Championship C7 dunque, Emanuele Treventozzi.